Allora ragazzi, salve, come vi avevo già detto qualche giorno fa, finalmente siamo qui, Ministero al MEF, Economia e Economia e Finanze. Finanza. Sono qui con Alessio Villarosa che vi ho parlato tanto di tutto quello che avevamo fatto in tutti questi mesi, lockdown, tutti quanti i progetti di cui avevamo parlato, degli aiuti soprattutto sia per gli imprenditori che per noi operatori della sicurezza. Siamo oggi finalmente riusciti a incontrarci per la prima volta e ringrazio insomma Alessio e tutto il suo staff per questo incontro e per le conclusioni Le che cose adesso vi che ho mi ha detto. segnalato Fabio Faro, mi ha segnalato un po' di problematiche del settore, qualche intervento l'abbiamo fatto, ma soprattutto in emergenza con le indennità. Ora ci sono dei temi importanti che so che da tempo cercate di risolvere, ma avete avuto poco ascolto. Mi impegno personalmente per portare avanti questi temi. Abbiamo parlato del riconoscimento di pubblica sicurezza, abbiamo parlato del contratto nazionale collettivo che manca a voi come ad altre categorie e mi impegnerò con la Commissione Lavoro e il Ministero del Lavoro per fare un progetto di legge che vada in porto il prima possibile per riuscire a riconoscervi, anche perché il lavoro è molto serio, è un lavoro che mette in sicurezza tutti noi nel momento in cui ci vogliamo rilassare, vogliamo andare in un locale a rilassarci e grazie a loro ci sentiamo sicuri. Ma ricordiamoci che la sicurezza non è solo movida e discoteca, perché anche noi quando facciamo gli eventi con il Presidente della Repubblica, del Consiglio, c'è una sicurezza che ci aiuta a stare tranquilli, la stessa cosa quando vai in un cinema, vai in un teatro, vai in un evento, quindi sono lavoratori che hanno bisogno di una regolarizzazione come tutti gli altri lavoratori. Abbiamo parlato anche di eventuali appunto indennizzi notturni, ricordiamoci che lavorano spesso di notte, però questo riconoscimento non gli viene dato. E speriamo, l'ultimo impegno che mi prendo, dopo sono riuscito a sensibilizzare un po' tutto il Ministero dell'Economia e Finanze e far capire l'importanza del loro lavoro e le indennità, secondo me riuscire a ottenere almeno l'indennità di giugno, ora siete un attimo ripartiti, ma a giugno Sì. eravate fermi anche voi, riuscire a garantirgli l'indennità di giugno sarà un impegno che prendo per questo decreto di agosto. Speriamo di riuscirci, ma ci sono buone possibilità. Allora, io come presidente del Sindacato Nazionale per la Sicurezza, SNOS, ringrazio personalmente Alessio, fosse solo per i soldi che prenderemo di marzo, aprile e maggio, parliamo di 1.800 euro, adesso c'è anche anticipato giugno. Quindi, Ce l'abbiamo ragazzi, fatta ce per l'abbiamo marzo, fatta. aprile e maggio. Vediamo se ce la facciamo. No, facciamo così, si è fatto Sì. bene. Grazie Alessio, saluto a tutti. Grazie a te.